ci siamo ragazzi, come sentite? Ritmo, perché lui, il grande Dottor Felix, è quello che viene considerato The Voice, la voce più bella delle radio italiane. E questa sera è con noi un grande amico. Ciao Felix, come stai? Yo, ladies and gentlemen, my brothers and my sisters, che bello sentirti, Mr. Gary Guido, ciao. Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Studio 54 in the heart of Firenze. Yo. Bello. Questa presentazione mi hai fatto godere, perché con questa voce, insomma, sentirsi dire tutto questo in inglese. Ecco, io stavo ascoltando Bunga Bunga, ma questo Bunga Bunga, se mi ricordo, era un vecchio successo afro degli anni 80, però te l'hai riguardato. Anni 70, quando andava di moda la musica afro. Sì, e moda Claudio Rispoli alias Gesto Funk ci può insegnare qualcosa. Sì, infatti mi fai veramente felice che mi chiedi questa cosa qua, perché sai, in Italia un po' c'è l'andamento usa e getta sulle situazioni che magari la gente non conosce bene, no? Io essendo l'origine dell'Africa, che so che cosa vuol dire veramente il Bunga Bunga, so che non è tutto quello che sta succedendo in Italia, anche se io lavoro per il grande presidente, il numero uno in assoluto, Silvio Berlusconi, che adoro da morire, e per quelli che non lo sanno, sapete queste cose qua. Comunque, mettere il fatto di Bunga Bunga nella situazione musicale per renderla un po' più divertente, un po' più tranquillo come situazione, per non rovinare il nostro Bunga Bunga africana, perché Bunga Bunga africana era un ballo, un andamento dove i guerrieri andavano un attimo cantando Zumbae, Aikombaleia. Ecco Felix, scusa se interrompo, ecco, per tutte quelle persone ignoranti che c'è in Italia, sì. Ma il Bunga Bunga nel tuo, diciamo, nell'origine, che cosa sarebbe, che cosa vorrebbe dire? Era un ballo o c'era anche qualche altro riferimento? Allora, tutti ricordi in Italia quando c'era la cantilena faccetta nera della vicina. Aspetta che il sole sta vicina, sì. Quando saremo, quella roba là, è uguale, Bunga Bunga. Solo che quella era una cosa politica dei tempi di Garibaldi e compagni, invece questo era quando i guerrieri africani vanno nelle foreste per andare a fare la caccia, tornano, perché il guerriero che prendeva di più era più benvenuto dalla moglie, dalle donne, nei villaggi, capito? Perciò diventava il capo Bunga Bunga, capito? Però questo Felix, questo è un pezzo che sono convinto il presidente se l'ha sentito, ha detto bellissimo, una serata col Bunga Bunga cantato dal dottor Felix alla faccia di chi ci vuole male, alla faccia che sei, Gary. Fratello Fortuno, tu non vedrai, non puoi aspettare, quando io ti farò vedere la copertina di Bunga Bunga, veramente dirai che il dottor Felix è veramente un pazzo. Ecco, no, ma comunque vada, ora a parte tutto, tutti sanno che sei. Ecco, io una cosa che mi è sempre venuta in mente: come mai un personaggio importante come te, un grosso personaggio, che te sei uno dei più bravi come voce, come pronuncia, come personaggio di animazione in discoteca, perché voi non lo sapete, ma dottor Felix è uno di quelli che dove va la gente va nei pazzi. Lui entra in un locale, se c'è gente, se hanno voglia di divertirsi, lui è uno di quelli che fa animazione, fa ballare tutti. Noi ci abbiamo visto anche in quell'appuntamento con Chiambretti Night, insomma, dove hai fatto capire, insomma, chi è dottor Felix. Sì, diciamo di sì, ma tanto onore al mio grande maestro Piero Chiambretti, naturalmente, che ha avuto l'idea, ha avuto quella genialità di prendermi dalla discoteca e portarmi nello stesso contesto, ok? Se tu vedi bene, ha preso Dr. Felix al Prince, per esempio, Prince Riccione, con il microfono su una pedana, vestito come si veste lui, Dr. Felix. Ha messo in televisione su una pedana con un microfono a fare praticamente la stessa cosa, dicendogli: hai carta bianca, anche se sei negro, fai quello che vuoi, presenta come sai presentare te e lanciami questo cavolo di programma. E questo è quello che è stato. È normale che io, avendo tanta esperienza dalla radio, dalla discoteca, dagli studio di registrazioni, facendo le canzoni negli anni 70, quando si parlava, quando si cantava con gente come Sammy Barbeau, con Mike Francis, con Amy Stewart, con in Inghilterra con George Michael, con come si chiama, con tipo del Culture Club, capito? Boy George. Io ho fatto sì un bel po' di robe prima di venire qua in Italia per poi continuare a fare queste situazioni qua. Però sai, quello che volevo dire è che sono riuscito a mantenere
quello che è l'importanza per me, che far divertire le persone che stanno davanti a te e quelli che ti dedicano il loro tempo. Perché il nostro sbaglio in Italia è che noi artisti pensiamo sempre di essere qualche cosa di più dei nostri clienti o di quelli che vengono a vederci. Bisogna cominciare a pensare in una maniera che pensa che se su una pedana non c'è nessuno davanti a te, cosa fai? No, e questo sicuramente è un bel casino. Ma a proposito, ma la cosa che io ti volevo domandare, dottor Felix, è questa qui. Ecco, perché uno come te, che ha girato il mondo, insomma, o bene o male sei conosciuto, che sei un grosso personaggio, grosso, ecco, lo voglio dire agli ascoltatori in tutti i sensi, perché lui è alto quasi 2 metri. Quanto sei alto, dottor Felix? Sono 1,99 m. 1,99 m. Io non oso pensare alla prossima partita che faremo con la nazionale DJ, come faranno a farti gol in porta, perché occupi tutta la porta. Ma a parte di quello, quello che non sanno è che, a parte il fatto che io sono un grande centravanti, però sai, bisogna saper fare quello che uno sa fare nel momento. Adesso sono un po' più vecchio di come ero quando andavo a giocare a pallacanestro, a calcio e queste cose qua, perciò mi riposo in porta. La mia maniera di stare in porta è di riposarmi in porta, parare tutto, perché basta che allargo le mani, blocco tutto quanto e poi io soffio. Ma quando tu calci la palla verso di me, io vado a soffiare sulla palla, te la rimando indietro. Ho capito, mi ricordo un vecchio film che vedo in televisione, insomma. Comunque vada, ecco, come mai con questa passione? Perché ricordiamo che dottor Felix, alla prossima partita che faremo con la nazionale DJ, si alternerà in porta con Ricky Leroy, perché noi... Ricky Leroy, grande DJ, grande personaggio che saluto, che non vedo da tantissimo tempo, lui e il suo entourage, di Franchino, Mario Più e tutti quanti loro ragazzi meravigliosi che hanno dato tanto, non dico negli anni passati, ma hanno dato tanto anche fino a domani, perché la musica non si ferma mai, i ricordi ci sono sempre, perciò complimenti a questi ragazzi qua. Ma pensa a Felix e pensa che bello, perché quando faremo ora la prossima partita, te sei in porta, a destra hai Zappalà e a sinistra Fabri Cucchetti. Mamma mia, ma cosa mi stai dicendo? Stai veramente, Fabio Cucchetti ultimamente l'ho visto qui che andò a noi a Radio Recente 1 a trovarmi un po' di tempo fa. Sì, mi ricordo sì. Benissimo ancora di lui, il vecchio Much More, al Piper, le cose che faceva a Roma, giù a Roma, sì, a sì. Roma. Anche Francesco Zappalà, che si era un attimo trasferito a Berlino, se non sì, mi sì, sbaglio. Sì, sì, l'abbiamo intervistato, lui ha detto che è tornato a Berlino perché sta provando situazioni diverse, perché qui in Italia onestamente se ne parlava prima a microfoni spenti. In Italia veramente sta andando tutto a rotoli. C'è... Posso dirti una cosa da parte di uno che non sputa mai nel piatto dove mangia e dove ha mangiato? Sì. Non voglio essere cattivo, però voglio dire questo, e lo dirò anche un giorno in televisione. Se vogliono andare via, che se ne vadano. Perché tanto ci siamo noi che siamo qua, che adoriamo questo paese, diamo a questo paese... Rispettiamo questo paese, come vedi io da tanti anni che sono qua, io sono figlio del diplomatico della FAO, mio padre ha finito, se n'è andato, io sono cresciuto qua, sono rimasto, non faccio V comprare, non faccio V vende, perciò Mazzoli riprenditi, faccio quello che sono io, do alla gente, porto avanti il messaggio di Dio attraverso la musica. Io non sono molto favorevole a quelli che dicono che in Italia, qui e là, bla bla bla, c'è un po' di negatività. Ragazzi, ricordiamo che il mondo è rotondo. Si sale e si scende, come diceva Mike Buongiorno, la ruota gira la ruota, ok? E falla consumare. Se si va via dall'Italia, gli italiani sbagliano, lasciano l'Italia in mano a chi non sappiamo noi, in mano a io, non sono solo razzista, eccetera, però io guardo intorno a me e veramente preferisco se gli italiani rimangono qua per mettere a posto quello che è veramente loro e sanno utilizzare, invece di scappare via, perché tanto la colpa di quello che sta andando avanti oggi come oggi non è dei stranieri ma dei italiani. Ma guarda, mi dai un input per parlare, perché non so se lo sai qualcuno, nonostante io ho cominciato negli anni 80, avevo un certo Jimmy Udon, un ragazzo nero, e poi dopo ti faccio una domanda anche sulla parola nero, perché te prima hai detto la parola negro. Certo. Ecco, io ho avuto qui molti stranieri a trasmettere, peruviani, cinesi, a delinquere, vengono qui a rubare, a stuprare le donne, devono tornare nel loro paese, secondo qualcuno sarebbe istigazione all'odio razziale. No, questo non è, questo è la libertà di opinione, prima di tutto, la libertà di opinione, perché siamo un paese democratico, dove una persona che, perché io posso dire che, per esempio, che ne so,
un delinquente, per farti un esempio, nigeriano, essendo nigeriano anch'io, non sono tutti quanti bravi come me, un delinquente nigeriano, perché non posso dire vattene al tuo paese se qualcuno mi dice qualcosa contro? O io lo posso dire se non lo puoi dire perché io sono negro come questo nigeriano? Io sono uno che dice le cose come stanno. Se fosse bianco, nero, viola, rosa, gialla, cinese, giapponese, quello che è, basta che fa qualcosa che non va bene e ti dice quello che bisogna fare. Perciò non è razzismo questo. E poi se continuiamo sempre a mettere queste situazioni in mezzo a noi, a metterci paura ai politici e la polizia, le forze d'ordine, che già perché tu sei razzista, perché tu parli così, perché tu pensi così, non è vero questo. Non possiamo stare zitti e lasciare passare tutto quello che è peggio del razzismo, poi se lo vai a vedere. Perché per esempio ha detto un ragazzo oggi su Canale 5 stamattina, che un ragazzo che ha messo sotto, ha ammazzato una donna, la figlia, che sono morti oggi, ha preso solamente 7-8 anni in galera, e la stessa cosa che ha preso il mio grande amico Fabrizio Corona, capito? Perciò qui siamo sballatissimi nel sistema italiano, bisogna rivedere un pochettino tutto. Come diceva sempre il mio grande maestro Piero Chiambretti, non puoi prendere la ruota di un 500 degli anni 70 e metterla su un 500 degli anni 2000. Ecco, ascolta, Felix, una cosa importante, prima te hai detto negro, ecco, io vorrei sapere, perché ancora non si è capito, io ho molti amici che vengono a trovarmi, si parla qui in radio, che sono Lubamba. Ti blocco subito. Ecco, Lubamba, negro o nero? Ti blocco subito, sì. Allora, nero è un colore, il color nero, sì. La ruota della macchina, la pelle, le scarpe nere, negro è una razza africana, la negritudine, è una razza che viene dall'Africa, non è una cosa negativa, non è razzismo dare del negro a un negro, è più negativo chiamare un negro uno nero o di colore, perché noi non siamo di colore. Se volete sapere veramente chi sono quelli che sono di colore, sono quelli che sono opposto di noi, sono quelli che hanno i capelli biondi, gli occhi azzurri, i denti bianchi e le labbra rosse, di colore, colori diversi, sembra una bandiera messicana, ok? Sì. E quello veramente, no, io non sono razzista, anzi sì, sono molto classista purtroppo, vivendo in questa società così mi sono diventato un po' classista, dimmi chi sei e ti faccio passare purtroppo, ok? Allora, non è più accettabile, non sono arrabbiato, però sono serio, negri siamo noi, una razza, nero non so chi sono, perché io non sono nero come la ruota di una macchina, il mio colore vero è marrone, mi potresti chiamare Felix Marrone, come Emma Marrone. Ah, ho capito, però insomma ecco, questa era una cosa che ci tengo a precisare, che poi la manderò grazie più volte. Grazie comunque Jerry, grazie veramente che dai questo spazio qua per queste cose qua, perché veramente è insopportabile la quantità, la grandezza di ignoranza che gira nel mondo, veramente. Sì, vabbè, è insopportabile. E poi soprattutto ci sono delle persone, c'è uno che dice grande dottor Felix, o che personaggio è grande? Vabbè, ma sì, molti non sanno, perché spesso e volentieri nell'ambiente nostro, perché noi facciamo questo mestiere, facciamo i DJ, speaker, conduttori, veniamo etichettati come personaggi fuori di testa, drogati, maniaci, invece tutti noi, compreso il mio amico dottor Felix, abbiamo un'anima, abbiamo un cuore, ecco, e io ve l'ho detto che lui è un grande personaggio, ci conosciamo da tanti anni, poi questo è uno dei pochi professionisti veri, e l'intervista a lui l'aspettavo da molto tempo, perché per me che sono stato addirittura etichettato, accusato, quando ho avuto una discoteca per 6 anni, tutte le domeniche sere lavoravo con tutto il popolo dell'Africa, arrivare a dire a me che io sono un razzista, se io fossi razzista purtroppo scusa se ti interrompo, purtroppo nella nostra società ci sono quelli che non guardano veramente quello che ti dicono, perché l'importanza per loro è vederti stare male, come ti fanno stare male non ne frega niente, possono anche dire delle cose che non esistono, basta che tu stai male. Perciò la cosa più importante per te in questo momento qua è che tu devi sapere, e io voglio che tu lo metti nel tuo sistema, che una delle persone che ti amano di più in tutto questo mondo è un negro che ti sta parlando adesso, che è Dr. Felix, perché lui sa chi sei tu, lui sa quello che fai tu, sa come eri all'inizio e sa come sei oggi e sa anche come sarai domani. Perciò lascia per favore perdere tutte queste persone qua, perché succede anche in famiglia, pensa a te.
Okay. Lo so, però sai, considera che quando queste persone ti etichettano perché politicamente la pensi diversi a loro, ti fanno chiudere una radio 8 mesi, ti mettono in ginocchio una famiglia, insomma, è una cattiveria che non si può sopportare. La cattiveria si può fare, si può sviluppare, però c'è una cosa molto più importante. Tu non puoi prendere il mio cuore, non puoi prendere la mia testa, non puoi prendere me. Tu non mi puoi prendere, perché io sarò sempre quello che sono, anche se vai contro la mia famiglia, anche se mi chiudi la discoteca, anche se mi chiudi la radio, qualunque cosa che mi fai, non puoi chiudere il mio cuore. Questa è la cosa più importante. Ecco, io stavo sentendo, perché mentre parli sto mettendo tutti i dischi. A proposito, hai mai fatto il calcolo di quante produzioni hai fatto? Un macello ce n'hai? No, perché uno che ha ricevuto lo Spirito Santo negli anni 90 è stato parlato una voce che gli ha detto: il tuo dovere è di portare avanti i miei messaggi attraverso la musica, non guarda i numeri, non guarda i fatti. Io porto avanti il messaggio di Dio attraverso me stesso, attraverso la musica, attraverso la mia voce e basta. Poi tanti brani, sì, ne ho fatti tanti, ne farò ancora tanti, stanno uscendo tanti girano, sono felice che il Signore Dio Onnipotente mi dà la possibilità di poter fare questo lavoro, che poi non è neanche un lavoro ma è un divertimento, una maniera per portare avanti il messaggio di Dio. Ecco, guarda, non ci crederai, lo sai, dottor Felix, mi viene voglia di dire: cazzo, dottor Felix mi assomiglia in tante cose, non è di sinistra, è un uomo che crede, ama la musica, ama le donne, cazzo, siamo fratelli. Quando te mi chiami dice: ciao fratello, io e te siamo veramente fratelli in tutto. Ma fratello non vuol dire che devi essere veramente sceso dalla stessa mamma o creato dallo stesso papà. La fratellanza è una sensazione che uno sente, che uno vive, che uno vuole vivere, che uno vuole sentire. La fratellanza è la cosa più bella che c'è. Tu puoi essere fratello con gli animali, puoi essere fratello con gli uccelli, puoi essere fratello con chi vuoi, puoi essere fratello anche con la persona che pensavi che è il tuo grande nemico. Perciò questa è la cosa più bella. Dopotutto siamo tutti dentro questo mondo qua. Questo mondo qua è un mondo per tutti quanti noi. Ascolta Felix, c'è un ascoltatore, diceva: vorrei sapere se dottor Felix è stato mai al Concorde di Chiesino Uzzanese. Se sì, l'ho visto, Fabri da Pisa è un grande. Hai mai lavorato al Concorde a Chiesino Uzzanese? Certo, sì. Non mi ricordo quando, però sì, una tappa lì è stata fatta, sì, certo. E poi invece c'è un altro che dice: bravissimo dottor Felix, è un ringraziamento a Gary Guido per aver permesso a far capire a tutti la parola nero. E questo è François, un altro amico mio, che è quello che mi ha fatto il gancio con Ella Armstrong, la figlia di Louis Armstrong, e noi chiuderemo, wow. Noi chiuderemo proprio con la canzone What a Wonderful World ricantata da te, perché lei stasera fa il concerto a Firenze. Wow, fantastico questo regalo che mi fai. Poi per me, lo sai, Louis Armstrong è stato dall'inizio della mia carriera questo uomo che io adoro ancora, amo ancora. Mi dispiace la piccola notizia che ho letto da qualche parte, che è stato un piccolo Balotelli lui, fra parentesi, tanti anni fa, nel senso che anche lui non ha riconosciuto una bambina che oggi sarà in concerto a Firenze, che è la Armstrong, che sarebbe la figlia. Sì, ecco, questo è molto importante che tu l'abbia spiegato, perché io ho intervistato, se uno va nella mia pagina della radio, proprio Ella Armstrong qui negli studi, e qualcuno ha voluto insinuare che lei non è la figlia di Louis Armstrong, ma era una chiacchierona. Invece la notizia era che lui non ha voluto riconoscere sua figlia, se non sbaglio, vero? Sì, ma secondo me, anche se lei è una chiacchierona, l'importante è che ha chiacchierato con la sua bocca, con la sua voce, non con la persona che lo sta criticando. Perciò ogni tanto delle persone bisogna che si fanno un po' gli affari loro, anche se uno vuole dire: Louis Armstrong è mio zio. Io l'ho detto tanti anni fa, oggi lo posso dire, quando è uscito il mio disco What a Wonderful World, era una prassi discografica nei tempi di inventare qualche situazione per poter, una specie di bugia accettabile, di dire che, per esempio, ti faccio un esempio: ah sì, sono fidanzato della sorella di David Guetta, capito? Sì, 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 quei anni là funzionava un po' così. Io quando ho uscito What a Wonderful World in versione reggae, che è una delle unici versioni in reggae che ho fatto io, che c'è nel mondo, di What a Wonderful World di Louis Armstrong, ho detto in un'intervista: sì, è mio zio, per questo che sono cresciuto fino adesso amando il suo brano e l'ho voluto rifare. Oggi posso dire che non è vero, però nei tempi era una bugia che ci stava, insomma, capito? Sì, perciò sì.
io non penso che Ella Armstrong fino a oggi ha bisogno di dire bugie riguardando queste cose qua, veramente quelle che lei dice, io credo in lei perché so come persona, è una persona divina. No, no, io l'ho sentita dal vivo, l'ho presentata, mi ha cantato in diretta sulla base di What a Wonderful World, proprio la canzone, mi ha dato un'emozione, ragazzi, una cosa, ero lì in studio, ho dovuto abbracciarla perché veramente una voce particolare, ecco, una voce particolare. C'era qualcuno diceva, allora noi non siamo bianchi, siamo rosa, diceva Ugo, per rispondere a quello che diceva. Dov'è Ugo? 100.000 punti a Ugo, perché lo penso uguale. Non lo volevo dire prima, anzi mi è scappata prima. Congratulazioni a Ugo, un uomo che vede e che sente. Perché se tu prendi un giornale o prendi un foglio di...